nel Sinodo abbiamo detto che volevamo ritrovare la identità vera della Chiesa Aretina. Qual è la Chiesa Aretina? Chi è la Chiesa Aretina? Ecco, Don Alcide è il modello dei preti, gente che non pensa ai soldi, non pensa agli affari propri, si spende nell'educazione per una vita e quando è il momento dà anche la vita per il Signore e per salvare il suo popolo. Don Alcide Lazzari morì per mano delle truppe naziste tentando di salvare i suoi parrocchiani. Era il 29 giugno 1944 quando l'arciprete a Civitella in Valdichiana offrì la sua vita in cambio della salvezza del suo popolo, ma non fu ascoltato. Quel giorno infatti si consumò quello che è conosciuto come l'eccidio di Civitella. In questi 75 anni noi abbiamo sentito sempre l'importanza del nostro arciprete e lui abbiamo visto come riassunto tutto il martirio del nostro popolo. Alcuni giorni prima tre soldati tedeschi vennero uccisi per mano dei partigiani. Don Alcide tentò di dimostrare l'estraneità del suo popolo, ricompose le salme ed organizzò una sepoltura cristiana, ma i nazisti il 29 giugno rastrellarono comunque la piccola cittadina, consumando un massacro davanti alla chiesa dove si stava celebrando la messa. Hanno rovesciato la pisside e l'hanno calpestata, lo sfregio del sacramento. L'idea di voler andare contro la fede cattolica che era capace di motivare quelli che non stavano al gioco dei nazisti. Quindi un'azione esemplare, ecco perché si parla di martirio, di martyrion in greco vuol dire testimonianza, una testimonianza sparsa con il sangue. Quel drammatico giorno c'è chi lo ha vissuto sulla propria pelle, il vescovo Luciano Giovannetti, all'epoca un bambino di poco più di 9 anni. Anche dopo 75 anni, come se il fatto fosse avvenuto ieri, cosa singolare che tutti ancora stiamo sognando quello che avvenne in quel giorno. L'eccidio è una cosa indimenticabile, è una cosa tragica, le urla, il sangue, il paese che brucia, le pallottole che ti passano vicino, poi nel rastrellamento del bosco. Adesso, a distanza di 75 anni da quel terribile giorno, la diocesi di Arezzo Cortone San Sepolcro ha aperto la causa di beatificazione. Abbiamo costituito il tribunale, abbiamo raccolto le testimonianze, adesso poi apriremo ufficialmente il processo il 29 e poi dopo continueranno delle raccolte di testimonianze ulteriori, fonti scritte che rimangono e che parlano di Don Alcide e poi dopo il materiale, una volta raccolto e concluso il processo diocesano, sarà inviato a Roma.